Benvenuti, benvenuti a tutti i congressisti del secondo congresso di Liberi TV, Marco Marchese in diretta che fa lo speaker, come sapete. È aperta questa seconda sessione in diretta, seconda e ultima sessione del secondo congresso di Liberi TV. Si apre adesso e si chiuderà in serata con l'elezione degli organi, con il rinnovo degli organi dirigenti, con il voto di approvazione di eventuali modifiche statutarie, dei documenti congressuali e quant'altro. Ricordo ai congressisti cosa c'è nell'ordine dei lavori. Siamo adesso in una fase di dibattito generale, interverranno in diretta degli iscritti, interverrà c'è un contributo registrato da parte di un ospite che lo manderemo in coda. Poi alle 19, per cui fra poco meno di un'ora, scade il termine per la presentazione delle mozioni generali particolari. Come si presentano le mozioni generali particolari? Si deve andare a vedere il regolamento del congresso e si devono raccogliere le adesioni, le firme e presentare il testo via mail attraverso il Google Group dove voi congressisti siete iscritti, che è sempre lì dove si esercita e dove si è già esercitato il voto sulle altre cose che abbiamo dovuto votare precedentemente nella sessione online, nella fase di apertura di mercoledì. Quindi, scaduto alle ore 19 il termine per la presentazione delle mozioni generali particolari, alle 20 scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti a questi documenti, così come alle 20 scadrà il termine per la presentazione di proposte di modifiche statutarie, alle 20 scadrà anche il termine per la richiesta di voto segreto per il rinnovo degli organi, altrimenti gli organi dirigenti saranno rinnovati con voto palese attraverso il Google Group. Invece, in caso di richiesta di voto segreto, questo avverrà attraverso il cosiddetto modulo Romolini e vi daremo tutte le indicazioni del caso al momento giusto, cioè vi forniremo un link al quale accedere, iscrivervi, sarà diciamo semplicissimo e poi dopo la procedura sarà semiautomatica per quanto riguarda il voto. Poi dopo le 20 ci sarà un'eventuale replica, se lo desidererà, del Presidente uscente Riccardo Cristiano, che è il primo iscritto a parlare, per cui interverrà nel dibattito generale adesso. Poi ci saranno le fasi di votazione, si voterà il bilancio preventivo e consuntivo, il rendiconto c'è come documento ed è pubblicato sul sito, però non è soggetto a voto, per cui qui si faranno due votazioni separate con due email separate. Quindi bilancio preventivo e bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo peraltro sana un po' un'irregolarità statutaria che è stata, in cui ci siamo trovati, perché il bilancio è 2012 e 2013, quindi il bilancio del 2012 in realtà non è stato, qui c'è una chiamata che però non doveva esserci, ecco, il bilancio 2012 non è stato votato. Poi andiamo a pagina 2 dell'ordine dei lavori. Ecco, poi ci sarà la votazione sulla proposta di quota di iscrizione. Poi ci sarà la votazione su eventuali modifiche statutarie. Seguiranno le votazioni, gli emendamenti ai documenti congressuali e alla mozione generale integrata al programma annuale. Poi ci sarà la votazione dei documenti congressuali, quindi ci sarà una caterva di voti e poi alla fine arriveremo a quella fase di dibattito, dove ci saranno le candidature fra presidente, segretario e direttore della Web TV e quindi poi dopo il voto. Allora, ci sono delle comunicazioni, vediamo un po', non so se ci sono delle cose urgenti che ci comunica il direttore, ma sta scrivendo, quindi leggeremo in una chat. Allora, a questo punto le mie comunicazioni di servizio le ho date. È aperto il dibattito generale, quindi sono aperte le iscrizioni a parlare. Allora, scusate soltanto un attimo perché. Allora, io direi a Donato di mettere in linea il primo iscritto a parlare che è Riccardo Cristiano e ho la lista degli iscritti a parlare e sono esattamente in quest'ordine. C'è Riccardo Cristiano,
Silvana Bononcini, Gianni Colacione, Marco Marchese che vi sta parlando e la lista è esaurita. Per cui prego Donato di mettere online Riccardo Cristiano per il suo intervento, si prepara Silvana Bononcini. Ciao. Donato, mi senti? Ah, sono online, benissimo. No, beh, questo è il bello della diretta, volevo sapere se fossi stato o meno online. Bene, per chi non mi conoscesse, sono Riccardo Cristiano, attuale presidente di Liberi TV uscente, e il mio intervento verte più che altro sulla giornata di ieri, dove sono intervenuto come appunto rappresentante di Liberi TV al convegno organizzato da parte integrante diritti umani, nella quale appunto ho parlato della corretta, diciamo, informazione. Lì in quel contesto si è discusso ampiamente di cosa vuol dire informare. Abbiamo avuto interventi molto validi come quello della professoressa Vingelli, che ha spiegato come l'informazione a volte venga manipolata. Di conseguenza noi come Liberi TV sia l'ho esposto sia lo facciamo dalla nostra fondazione, ci distinguiamo per il format che abbiamo deciso di utilizzare, che è quello della libertà di espressione e di informazione a tutto campo, senza filtri e senza soprattutto manipolare l'informazione come invece purtroppo avviene nei mezzi di comunicazione tradizionali, dove vengono confezionati dei servizi e impacchettati per il grande pubblico e spesso e volentieri sono servizi che non dicono totalmente la verità, ma la fanno vedere da una colazione a volte stereotipata. Come si parlava ieri nel convegno, si parlava della violenza sulle donne, dello stupro, di come veniva accentuata a volte la personalità dello stupratore, se non addirittura difesa, e questo è molto grave perché l'informazione in sé viene svilita, il senso della violenza viene svilito e si perde, insomma, quello che è poi l'informazione. Oggi invece ho avuto la possibilità di fare una piccola trasferta qui nelle vicinanze in Calabria, sono stato a Sovere Mannelli, in realtà poi ci siamo spostati all'abbazia di Corazzo, di Santa Maria di Corazzo, che è un'abbazia di alcuni monaci che ormai è un rudere, però sta per essere, come dire, ripresa almeno dal punto di vista culturale, e Liberi TV ha documentato questa visita che c'è stata da parte di un'associazione che si chiama Associazione New Day, che è un'associazione di genitori di ragazzi disabili, in collaborazione con altre associazioni del luogo che vorrebbero portare l'attenzione, viste le difficoltà che si hanno con le comunità locali a volte, su delle non tanto problematiche quanto situazioni quotidiane, e anche per portare alla luce del materiale storico di rilevanza comune. Ad esempio questo luogo veniva utilizzato un tempo da questi monaci per ad esempio l'uso di dei filati come la lana, e avevano praticamente delle tecniche di coltura molto avanzate rispetto all'epoca. Ecco, Liberi TV ha documentato questo piccolo evento che si è svolto oggi appunto nella zona di Carlopoli, perché l'abbazia di Corazzo esiste lì, in quel luogo, e cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto null'altro che partecipare a un piccolo evento e comunicare con persone che avevano a loro volta voglia di comunicare qualcosa che non è altro che la realtà.
Noi questo facciamo come Liberi TV, noi comunichiamo la realtà e ognuno di noi può farlo con uno smartphone, come dicevo ieri, con una videocamera, può prenderla e utilizzarla per documentare la propria vita, la propria visione del mondo, del suo piccolo mondo, e così facendo si eliminano quei filtri che invece l'informazione tradizionale, attraverso le televisioni, attraverso le testate giornalistiche, attraverso anche i mezzi di informazione che vanno sul satellite, fanno in modo di indirizzare il telespettatore verso un determinato pensiero, quando invece facendo rete, come stiamo facendo noi con altre associazioni, mettendo in rete soprattutto delle realtà vive, facciamo sì che questa nostra web TV cresca sempre di più e raggiunga non tanto le visualizzazioni, che sono il merito che ci danno le persone che osservano i nostri video, quanto mettere in rete dei contenuti che hanno un contesto storico non indifferente, visto che viviamo in un'epoca per cui tutto è un contenuto molto fuggevole, per cui niente rimane stabile come invece una volta, quando si prendeva una foto e la si poteva osservare. I video e le foto vengono caricati in maniera molto veloce, e un contenuto difficilmente riesce a essere in testa o visto per più di pochi secondi. Quindi i nostri video spesso e volentieri sono video virali che cercano di dare le possibilità alla persona di essere presente in rete per dire la sua. Adesso andando verso la web TV di servizio, come abbiamo ripetuto più volte in questi interventi, ci avviamo verso un cambiamento che secondo me è epocale, in quanto non c'è, a prescindere dalla dirigenza che può essere il presidente, il tesoriere e il direttore, però c'è una sorta di libertà nel postare, nel caricare i video e nell'essere producer di se stessi, pur essendo agganciati a una piattaforma che è quella di Liberi TV. Quindi ognuno di noi può dare il suo contributo, può continuarlo a dare, non soltanto nel piccolo, come ho fatto ad esempio io oggi andando a un evento organizzato in un comune vicino, dove però ci sono delle realtà a volte sconosciute dal punto di vista turistico, dal punto di vista sociale, umano, dal punto di vista anche di persone che decidono di sopperire a quei bisogni che invece la comunità locale, quindi il comune, la regione, non riesce a sopperire, e quindi noi facciamo in modo di mettere in correlazione questi bisogni, bisogni di libertà e bisogni di comunicazione, perché noi nasciamo proprio per creare un'informazione, per mettere in rete queste informazioni libere, soprattutto di persone che non hanno la possibilità di farlo, in quanto i loro temi, le loro storie sono storie poco note, o comunque sono storie che non sarebbero, non le trovereste mai sui telegiornali, perché a parte il servizio confezionato che ne so, Linea Verde, che trovate la domenica, però difficilmente troverete persone che parleranno di tematiche personali davvero importanti. Ecco, il mio piccolo intervento vuole essere semplicemente una buona continuazione del lavoro che stiamo facendo noi, del lavoro che faranno altri che magari si uniranno a noi al termine di questo congresso, che hanno deciso di unirsi a noi ieri al termine del convegno che c'è stato alla Mezza, alla Biblioteca Comunale, o anche oggi con i nuovi amici che ho incontrato a Soveria Mannelli, che sono sicuro saranno veramente compagni di viaggio in questa avventura che è Liberi TV, e che continuerà fino a quando tutte le persone come noi avranno un sogno, che è quello della libertà, della trasparenza nell'informazione e soprattutto del comunicare le testimonianze, che è poi alla fine la nostra vita. Io a questo punto ringrazio Donato Volpicella, che gestisce egregiamente la regia dalla fondazione di Liberi TV fino a questo congresso
che è molto importante per noi perché è il nostro secondo congresso online, però è realmente, secondo me, una prima vera prova di votazioni, prima vera prova di come stiamo gestendo questa piattaforma web. E ringrazio chi appunto ci ha dato la possibilità di gestire questo spazio, e poi niente, faccio un buon proseguimento di congresso agli altri interventi che ci saranno, e ci vediamo sicuramente presto su Liberi TV. Ciao a tutti!